Sì, grazie Presidente. Ci sorprende, devo dire, la lettera o letterina, come l'ho chiamata, che è arrivata dal Comitato Internazionale Olimpico, forse un po' scritta in modo un po' frettoloso da funzionari che probabilmente non hanno poi letto il testo della delega. Non ci sorprende invece questa levata di scudi che arriva dalla minoranza, perché era già stata annunciata già da tempo e probabilmente comprendiamo anche da una parte della minoranza e comprendiamo anche probabilmente il perché. Bisogna leggerli i provvedimenti, perché è lì la base di tutto. Quando si accusa dicendo che abbiamo fatto una legge delega che intacca l'autonomia del CONI, che non rispetta la Carta Olimpica, addirittura mette in pericolo non solo l'autonomia dei comitati olimpici nazionali, ma anche delle federazioni nazionali sportive, dando una funzione residuale al CONI, minacciando addirittura l'ipotesi incredibile che si metteranno a rischio le future Olimpiadi. Beh, questo indubbiamente uno potrebbe dire, caspita, una lettera del genere, andiamo a vedere veramente che cosa, chissà cosa dirà questa legge delega. Poi prendiamo il deliberato, che è la legge, perché è capitato tante volte che le leggi si discutono, si interpretano, si criticano e molti che lo fanno poi non le leggono. Allora, l'articolo 1, che è l'elemento fondante, pone al paragrafo E confermare, scrive, sto leggendo proprio, in coerenza con quanto disposto dalla Carta Olimpica, la missione del CONI di incoraggiare e divulgare i principi e i valori dell'olimpismo in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale. Quindi perfettamente fedele a quello che la Carta Olimpica dice nel famoso paragrafo 5. Però non lo so, poi magari avremo letto male, perché insomma non siamo così scienziati, intelligentoni come quelli di sinistra, quindi ci può essere che magari non riusciamo neanche a leggere bene. Prevedere limitazioni e vincoli, ivi compresa la possibilità di disporre il divieto per le scommesse sulle partite di calcio delle società che giocano nei campionati della Lega Nazionale Dilettanti, che è comunque un elemento assolutamente fondamentale, ma al punto G si legge prevedere che il CONI eserciti poteri di vigilanza, quindi il CONI esercita potere di vigilanza al fine di verificare che le attività sportive delle federazioni sportive nazionali, quelli che dovrebbero essere in pericolo di subire le influenze della politica, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite, siano svolte in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale e del CONI medesimo, e deliberi il commissariamento di federazioni sportive e discipline sportive qualora vi siano gravi violazioni. Cioè la legge delega, una delega al governo per dire prevedete che il CONI vigili sulle federazioni sportive nel momento in cui queste associazioni non seguono i principi dettati dal CONI stesso. Ma mi spiegate dov'è il rischio di mettere in pericolo l'autonomia del CONI o delle federazioni sportive stesse? Sinceramente non lo comprendiamo. Tra l'altro, visto che c'era qualche elemento di perplessità, in commissione è stato fatto un ulteriore sforzo, perché abbiamo detto, se proprio non riescono a comprendere, diamo una possibilità in più, che è quello portato avanti dal relatore Barbaro, che ha presentato un ordine del giorno, ma ce n'è uno simile anche presentato dal senatore Cangini, se non ricordo male, nel quale c'è un impegno al governo preciso, che è stato accolto in commissione ieri sera, in tarda serata, in sede d'attuazione della delega, visto che ci saranno poi i decreti attuativi che dovranno essere fatti, perché una legge delega non è un decreto legge, Presidente Casini, è un collegato ordinamento dello sport, non è un decreto legge con la necessità di urgenza. L'urgenza è che abbiamo qua un provvedimento pronto, tanto vale che lo votiamo, anziché dire che andiamo in vacanza come scrivono i giornali. Forse è meglio lavorare e fare i provvedimenti anziché andare in vacanza come qualcuno scrive. In sede di attuazione della delega, a definire il ruolo del CONI di governo dell'attività olimpica
in coerenza con quanto disposto dall'articolo 27 della Carta Olimpica stessa, e ad aprire un tavolo di confronto con tutti gli attori del settore al fine di raccogliere le loro indicazioni ed esigenze da valutare in sede d'attuazione delle deleghe. Fondamentalmente, se non siete sicuri, avete dei timori, c'è anche un tavolo dove noi accoglieremo quelle che sono le proposte e tutte le garanzie, a testimonianza che la verità è quella che la legge delega sì, ha una sola funzione, senatrice Malpezzi, che è quella di nascere con l'obiettivo di migliorare e di favorire lo sviluppo e la crescita delle migliaia di associazioni dilettantistiche sportive che ci sono nel nostro paese. Quindi tranquilli, la prossima volta, prima di scrivere le letterine o di fare le pregiudiziali, leggiamo il provvedimento. Grazie. Grazie, senatore Romeo.